Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come. Non sono di certo buone notizie quelle circolate in queste ore per la nota conduttrice Mediaset. Scopriamo insieme di che si tratta. Ogni settimana che passa ci avviciniamo sempre di più al momento clou della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Fino ad oggi, nel corso del serale, sono stati eliminati 2 allievi per ciascuna puntata. Il conto dei studenti già estromessi dalla gara ammonta a 6, anche se sabato sera verranno ufficializzate altre 2 eliminazioni. Dopo l'uscita di scena di John Eric e di Leonardo, infatti, è arrivato il turno di Critico e di Aisha, entrambi giovani cantanti che hanno visto così sfumare il loro sogno di vittoria all'interno del celebre talent show di Canale 5. In attesa di scoprire se Stash farà in tempo a negativizzarsi dal Covid, il quale non gli ha permesso di prendere parte all'ultimo appuntamento, il leader dei The Colors ha dato ai suoi fans una bellissima notizia. Proprio in queste ore infatti, l'artista ha annunciato la nascita del suo secondo erede, lasciando trasparire tutto il suo entusiasmo per uno degli eventi più belli della vita. Maria De Filippi tradita da lui? Ecco la verità. Uno degli ultimi ragazzi ad aver perso il posto all'interno della scuola di Amici è stato il ballerino Leonardo Lini. Per lui purtroppo è terminata una fantastica avventura che per mesi lo ha visto protagonista fino alla pesante eliminazione giunta poco più di una settimana or sono. Messa da parte la grande delusione, il giovane danzatore è tornato alla sua vita. Un dettaglio tuttavia ha fatto sì che i riflettori rimanessero puntati su di lui. Come in molti hanno notato, il ragazzo recentemente ha ricevuto diversi elogi da Caroline Smith, ovvero la presidente di giuria di Ballando con le Stelle. I ben informati hanno sottolineato il fatto che la sorella di Leonardo faccia parte del corpo di ballo del Dancing Show condotto da Milly Carlucci, fattore che ha fatto ipotizzare un clamoroso colpo di scena. Lini infatti, stando a quanto riportato da diversi siti internet tra cui Coming.it, potrebbe decidere di tradire Maria per approdare alla corte della famosa presentatrice di Sul Muna. In effetti il talento lo ha già dimostrato ampiamente, pertanto un'occasione come questa sarebbe perfetta per continuare ad esibirsi davanti agli occhi del pubblico italiano, all'interno di un altro programma estremamente seguito come Ballando con le Stelle. Attualmente si tratta di semplici indiscrezioni, anche se secondo molti il passaggio di Leonardo dalla Mediaset alla Rai non sarebbe così improbabile. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.